A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo lo sponsor, azienda vinicola Luigi Gregoletto, per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Antonio Saltini e Salvatore Giannella. Signori, signori, benvenuti a questo viaggio, sarà un viaggio che durerà un'ora, un quarto d'ora finale lo riserveremo alle vostre domande. Ci accompagnerà Antonio Saltini, modenese, scrittore e docente universitario, autore di una monumentale storia delle scienze agrarie in Europa, pubblicata da Ed Agricole, mio collaboratore ai tempi della decennale direzione mia del mensile di Natura e Civiltà a Irone, proprio per gli aspetti dell'agricoltura e dell'alimentazione. Saltini è un esploratore delle 100 agricolture italiane, ma soprattutto delle 1000 agricolture mondiali. Ogni lustro mi capita di sentirlo, l'ultima volta per mia colpa o merito andò a Città del Messico per visitare un grande centro di ricerca in cui si studia come incrementare la resa del grano, e nella sua agenda, se vi capiterà di darci un'occhiata, troverete i nomi dei cervelli eccellenti da lui intervistati, eccellenti intendo premi Nobel come l'agronomo statunitense Norman Borlaug, premio Nobel per la pace. Dicevo dell'agricoltura mondiale e mi piacerebbe che Saltini ci parlasse di questi centri dove ha incontrato il futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione, qualcuno di questi ultimi centri che ha visitato per poi tornare nel nostro territorio. Permettete anche a me di così un flash a sottolineare il legame che mi unisce a Salvatore Giannella. Scrivo di cose agricole, cominciai su quello che allora era ancora il più importante settimanale agricolo italiano nel 76, poi passai a un settimanale bolognese e ho finito con un mensile romano. E in questa lunga avventura ho incontrato ripetutamente Salvatore Giannella, che mi ha indotto, avevo scritto, avevo riflesso, mi ha indotto a enucleare, a riassumere, concentrare le cose veramente importanti per dei convegni dove bisognava sinteticamente fare un quadro di una molteplicità di cognizioni, osservazioni, rilievi che interessavano nel loro complesso, non nell'analisi dei singoli dati, all'uditorio. Certamente la circostanza più interessante tra queste offerte da Salvatore fu nel 2000, il convegno in cui partecipavano, Salvatore non l'ha detto modestamente, ma partecipavano 6 premi Nobel. Per dire cose che avessero veramente un senso, andai alla Città del Messico, al CIMIT. Il CIMIT è il centro che fu creato dalla Fondazione Rockefeller quando nel 48 fu chiaro che l'inizio dello sviluppo demografico nei paesi che si liberavano dal colonialismo, il caso era quello del Messico, rendeva le produzioni agricole di questi paesi assolutamente insufficienti ai bisogni della popolazione. La popolazione del Messico aveva già nel 48 aveva cominciato a crescere e la produzione di frumento nei campi messicani era ferma ai 7 quintali per ettaro, quella del mais ai 4 quintali per ettaro. La Fondazione Rockefeller mandò un giovanissimo agronomo, Norman Borlaug, a studiare i frumenti e i mais del Messico e a verificare le modalità per fare dei mais, dei frumenti che potessero sfamare questo paese, per il quale era razionalmente prevedibile una fame drammatica. Pensate alle produzioni che ho detto, pensate a famiglie con 2-3 ettari, con 5 niños, por famiglia,
Ora, la fame era assolutamente inevitabile. Borlaug condusse un'opera geniale producendo i fumetti che sarebbero stati fumetti dell'intera Rivoluzione Verde, cioè fece fumetti assolutamente nuovi perché riuscì a eliminare gli effetti di un gene che tutti i fumetti anticamente avevano posseduto, cioè la sensibilità al fotoperiodo, che vuol dire una certa lunghezza del giorno. Se voi portate un fumetto della Svezia, il fumetto tradizionale della Svezia, dove il giorno al momento della maturità del fumetto, cioè la luce, l'illuminazione dura per, diciamo, in Svezia, nella Svezia centrale 18 ore, lo portate in Italia dove l'illuminazione media, il tempo della maturazione del fumetto è sulle 9, 7, 8, 9 ore, questo fumetto non maturerà mai. Borlaug riuscì a fare dei fumetti più bassi, più produttivi, più rispondenti all'azoto e capaci di prosperare in buone condizioni, indipendentemente da queste condizioni. Questi fumetti hanno consentito la Rivoluzione Verde, soprattutto in Asia, probabilmente sul pianeta vivono 2 miliardi e mezzo di persone grazie ai fumetti di Norman Borlaug. E andai a El Patan a parlare con i successori, i discepoli di Borlaug per venire a riferire al convegno a cui mi aveva invitato Salvatore Zanella, in cui fui l'unico a dire alcune cose sulle prospettive. Io avevo visto i grandi successi di queste grandi innovazioni genetiche, ma mi erano stati anche formulati i limiti di queste scoperte. Cioè, i fumetti Borlaug avevano fatto un grande balzo, ma poi quel balzo si era arrestato. Dissi, nella circostanza in cui mi invitò Salvatore, che i risultati erano stati straordinari, ma che per ottenere altri risultati non bastava quello che era stato fatto, e non era certo che si sarebbero potuti ottenere risultati altrettanto singolari senza una ricerca assolutamente impegnativa da protrarre con determinazione negli anni futuri. Tutti mi guardarono come un marziano, ma credo che le circostanze attuali del mercato dei cereali non diano torto alle supposizioni che mi permisi di avanzare. Parli di circostanze attuali del mercato dei cereali e stiamo registrando il più grande raccolto della storia attualmente. L'America sta registrando un raccolto record, eppure c'è molto pessimismo in giro sul futuro dell'alimentazione del pianeta. Sì, la situazione dei mercati cerealicoli è abbastanza difficile da capire, soprattutto perché nessuno si è preso la cura di studiarla negli anni scorsi, per cui quello che sta capitando è assolutamente comprensibile. Quest'anno era previsto il più grande raccolto di cereali complessivamente della storia. Il fatto che il mais americano abbia subito 3 mesi di siccità ha creato in agosto una ventata di allarme, di inquietudine, che ha portato i prezzi a confermare i prezzi di carenza dell'anno scorso. Nella sostanza, quindi, un allarme che ridimensiona, non nega, le prospettive di un raccolto assolutamente eccezionale, porta i prezzi storici del mais a essere 3 volte tanto quello che erano qualche anno fa. Io ricordo, per spiegare questa circostanza, bisogna risalire ad alcuni dati storici inequivocabili. Prima di tutto, dicevo, i mais della Rivoluzione Verde, quelli di Borlaug, nel 1960, 65, 70, fino all'80, le scoperte, le conquiste della genetica dell'epoca consentivano incrementi della produzione cerealicola annua nel 60 del 2,5%, nel
nel decennio dopo del 2, poi dell'1,5. Poi nel 90 i raccolti cerealicoli hanno registrato la stagnazione, non c'erano più incrementi. Cioè, dovete, mentre una sorta di luogo comune, diffuso su tutti i giornali, in molti parlamenti, riteneva che l'agricoltura avesse innescato attraverso il matrimonio con la chimica, attraverso le conoscenze genetiche, capacità di progresso illimitate, non c'era niente di più lontano dal vero, erano scoperte precise, una scoperta scientifica ha una storia, nasce in un laboratorio, si applica in certe laboratorie, in aziende sperimentali, in aziende sementiere nel nostro caso, e poi si esaurisce. Le grandi scoperte degli anni, le conquiste della produzione cerealicola dei 60, si può dire una cosa, che tra il 1900, voglio dire una cosa perché sia emblematica e chiara, tra il 1950 e il 2000 la popolazione mondiale è raddoppiata, le produzioni cerealicole sono triplicate. Voi prendete i 70.000 anni di vita dell'Homo sapiens, qui siamo in forse 500 Homo sapiens presenti, nei 70.000 anni della nostra storia cromosomicamente siamo tutti Homo sapiens, presso poco, abbiamo delle varianti che potrebbe spiegarci l'origine del professor Cavalli Sforza, che avrò piacere di incontrare nel prossimo libro. Abbiamo da una all'altra delle differenze, ma siamo Homo sapiens. Nei 70.000 anni della nostra storia è capitato una volta sola che in 50 anni la popolazione raddoppiasse, il raddoppio della popolazione dell'Homo sapiens duravano mediamente dai 2.000 ai 3.000 anni nel passato. È capitato una volta sola che la popolazione di homines sapientes sul globo raddoppiasse in 50 anni e contemporaneamente la produzione di cibo triplicasse, una volta sola. Un evento che si è compiuto una volta sola in 70.000 anni, dal punto di vista di probabilità, la probabilità è il metodo più logico, più funzionale per tentare di pensare in termini scientifici, è molto improbabile che si ripeta. Invece c'era il convincimento comune che l'agricoltura avesse innescato un meccanismo connubio con la chimica, con la genetica, per cui i progressi futuri erano scontati. Invece le grandi scoperte dei chimici dell'Ottocento, dei biologi, dei microbiologi della seconda metà del Novecento, dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, a un certo punto andavano esaurendosi lo dice chiaramente quella sorta di curva che ho tracciato del progresso delle rese cerealicole dagli anni 60 agli anni 90, cioè da 2,5% all'anno in più a un terzo in più. Perché le scoperte si esauriscono, occorrono nuove scoperte. Ora, nel decennio che tra il 90 e il 2000 e tra il 2000 e il 2005, la genetica stava verificando le capacità produttive degli OGM, della nuova genetica, la nuova genetica fondata sulla biologia molecolare. Non era quando Salvatore Zenella mi chiese di andare in Messico a verificare, questa spedizione ebbe un interesse immenso, perché ancora i genetisti erano divisi tra chi era assolutamente convinto che era la nuova genetica fondata sulla biologia molecolare, cioè su quelli che si chiamano comunemente gli OGM, avrebbe dato possibilità di incrementi straordinari, e chi invece sosteneva che le possibilità fisiologiche delle piante selezionate dai nostri progenitori neolitici, torniamo al professor Cavalli Sforza, i nostri progenitori neolitici hanno selezionato dei frumenti, degli orbi, poi qualche migliaio d'anni dopo i primi peruviani e i messicani hanno selezionato i primi mais.
alcuni teoretici sostenevano che le potenzialità genetiche di queste entità viventi fossero state sfruttate completamente dalla genetica del primo Novecento. Il quesito allora, quando andai a Patan, era: ma potrà la nuova genetica fondata sulla biologia molecolare produrre incrementi tali quali quelli degli anni 50? La risposta allora non poteva essere formulata, tanto che quello che dissi era fondato su illazioni, su supposizioni. Quello che ci dicono gli eventi attuali è una risposta chiarissima. Il progresso delle produzioni cerealicole del pianeta, cioè la base dell'alimentazione del pianeta, sono i cereali. Il progresso delle produzioni cerealicole del pianeta si è concentrato dove gli Stati Uniti hanno usato la nuova genetica molecolare. Cioè le produzioni del pianeta hanno ripreso a crescere con i mais americani, con i nuovi mais americani OGM, quelli che noi non coltiviamo perché è proibito, in gran parte dell'Europa è proibito. Ma questo cosa ha comportato? Che il resto del mondo continua a vedere i bisogni aumentare, ma le produzioni sono sostanzialmente ferme. E la seconda conseguenza qual è stata? Che gli Stati Uniti, vedendo che durante l'amministrazione Bush si potrebbe fare un ragionamento lungo, interessante, sui rapporti dollaro, petrolio, oro e mais. Dollaro, petrolio, oro e mais. Al tempo dell'amministrazione Bush, certamente consiglieri capaci di quello che dicevano, in grado di leggere le serie statistiche di dati molto più di chi commenta cose che non sa su giornali che poi pubblicano lo stesso qualsiasi cosa. Al tempo dell'amministrazione Bush fu stabilito dal government degli Stati Uniti, dalla Casa Bianca, che se gli americani, se gli Stati Uniti avessero continuato a immettere tutto il mais in più prodotto grazie alla nuova genetica sui mercati mondiali, i mercati mondiali avrebbero continuato a pagare il mais al prezzo stabile, che il prezzo del mais era dal 50, quasi in termini reali. Diciamo, le antiche 12.000 lire al quintale erano ferme dopo 40-50 anni. Mr. Bush ha deciso che, siccome il dollaro non comprava più petrolio, l'avrebbe per comprare il petrolio in termini di scambio conveniente, cosa bastava fare? Cambiare il volume dell'esportazione di mais. Noi trasformiamo il nostro mais in carburante e quel poco che vendiamo salirà di prezzo. Dopo 10 anni, l'amministrazione Bush, ricordo, sottolineo che bisognerebbe, per spiegare a fondo la cosa, rifare la storia del quadruplice collegamento dollaro, oro, mais e petrolio. Ma nella sostanza i risultati si vedono adesso. Gli Stati Uniti trasformano un terzo del proprio mais in carburante, il prezzo storico del mais è triplicato rispetto al prezzo storico delle antiche 12.000 lire a quintale, gli Stati Uniti quello che vendono lo vendono a quanto decidono loro di venderlo, e l'altro, che è una quota immensa, un terzo del maggior produttore mondiale, sono 60-80 milioni di tonnellate, viene trasformato in etanolo con beneficio delle importazioni di petrolio e con beneficio della sciagurata bilancia dei pagamenti americani, che tutti sappiamo essere stato uno dei problemi più gravi
di tutti gli equilibri mondiali negli ultimi 70 anni. Questo spiega alcune notizie che vedevamo già nel 2008. Vedo qui sul Corriere della Sera del 21 aprile 2008, l'inviato dell'ONU dice che stanno iniziando a mancare i cereali, la crisi del cibo è uno sterminio silenzioso. E poi ancora, dal gennaio 2007 i prezzi dei prodotti alimentari di base sono aumentati del 55%. In Egitto 12.000 persone arrestate perché vendevano farina a un mercato nero. Nelle Filippine, in preda a una gravissima crisi alimentare, il governo minaccia di condannare all'ergastolo chi si accaparra il cibo per rivenderlo a prezzi maggiorati. Insomma, mezzo mondo si è mosso sulla spinta di questa crisi degli alimenti. Sembrava una cosa che dovesse riguardare gli Stati Uniti e qualche altro paese, invece sta investendo il mondo e forse anche una delle cause delle primavere arabe del Medio Oriente, dell'Africa, tu ricorderai che la prima volta che ci siamo incontrati era in questi nostri incontri quinquennali, eravamo a Sant'Angelo in Vado e io proposi di parlare di un libro che era appena uscito negli Stati Uniti, Who Will Feed China? Who Will Feed China? Lo aveva scritto Lester Brown. Lester Brown, presidente del World Watch Institute, che uomini politici italiani, giornalisti illustri italiani considerano un malinconico che si diverte a elucubrare su carestie future prossime e improbabili, che nella sostanza il grande specialista a cui il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, quindi il presidente, delegano di riflettere e di fornire rapporti periodici sull'uso della fame come strumento di governo del pianeta. Cioè, il professor Brown, che può usare i dati di tutti i satelliti americani, ormai una rete che può stabilire per ogni metro quadro di pianura mantovana quanto mai si porterà a casa la mietitrebbia. Quest'anno le previsioni anche dal treno sono, ieri guardavo domani, sono certamente pessimistiche, ma loro lo sanno con precisione, mentre l'occhio dal treno è certamente uno strumento impreciso. Si può servire della rete degli addetti agricoli americani nelle grandi ambasciate in tutto il mondo, che sono i migliori laureati in agraria delle tre grandi ambasciate, di Urbana Champaign, di Ems, l'altra è Parkour Duke, cioè i migliori laureati al mondo sono assoldati dal governo degli Stati Uniti e vengono dislocati nelle ambasciate chiave per capire come vanno raccolti. C'è un'aneddotistica famosa sui rapporti di questi, ovviamente qualcosa che neanche i governi locali riuscivano a capire quello che succedeva, come il grande esperto mandato dagli Stati Uniti. E poi la CIA, il professore, io quando visitai gli Stati Uniti, visitato al governo degli Stati Uniti, un funzionario americano, dopo andai a visitare il World Watch Institute, e mi disse, that building is very, very close to another important building in Washington, the building of the CIA. Cioè il professor Brown ha i rapporti della CIA su quello che succede in paese. Pensate, in Cina non si sa, in regioni sterminate, se la gente mangi, non mangi, muoia di fame. La CIA lo sa, il professor Brown lo sa. E Esiste una cosa sulla quale io ho sempre iniziato a riflettere, che sul piano negoziale gli americani sono delle bestie feroci, cioè negoziato con gli americani è sempre una cosa durissima, perché la spregiudicatezza del negoziatore americano è illimitata. Però, a differenza di tutti gli uomini politici italiani, l'uomo politico americano e il funzionario che gli è a fianco ha un rispetto assoluto del dato scientifico. Il dato scientifico è assolutamente intoccato. Io ho assistito a hearings
parlamentari negli Stati Uniti e in Italia, mentre negli Stati Uniti un ministro dell'agricoltura prima fa una domanda al giornalista, prima fa parlare lo specialista, il professore, che dà i dati, poi li commenta, poi continua il dialogo. Prima il professore vicinato non è uno che li inventa a piacere del ministro, perché il giorno dopo sarebbe in... Ho assistito a hearings alla commissione agricoltura del Parlamento italiano, in cui di fronte al genetista che stava per prendere a parlare cominciò un brusio veramente da scuola differenziale per impedirgli di parlare. Questa è la differenza tra i due, cioè il dato scientifico non solo può essere alterato, ma se viene qualcuno che lo può dire, si fa in modo che non lo dica in commissione agricoltura della Camera. Veniamo a noi, veniamo al territorio padano. Saliamo su un'immaginaria macchina del tempo e facciamo passi indietro di secoli nella pianura padana. Mi aiuta in questo passaggio l'incontro fatto stamattina, qui nel Mantovano, venendo da Milano, a Goito, frazione Sacca, isolato, conosciuto soltanto dagli abitanti del posto con un termine dialettale al ruvar. C'è un patriarca arboreo secolare, una farnia che il Corpo Forestale dello Stato ha dichiarato residuo della foresta, dove i Gonzaga, signori di Mantova, andavano frequentemente a caccia. La chioma, nel pieno della vegetazione, occupa un'area di 160 metri quadrati, è particolarmente elegante e armonioso, e carica di un fascino particolare. Che cosa ci racconterebbe, Antonio, quel patriarca, se avesse voce? Ha visto gran parte della storia della pianura padana, che è certamente una storia affascinante. La pianura padana, all'arrivo dei primi navigatori neolitici, e torniamo alle migrazioni neolitiche, sai, io questa migrazione per cavalli sforzi che ha fatto su queste migrazioni, prodotta per teoria meravigliosa che non è oggetto di conversazione. Quindi ha visto arrivare il territorio padano, la farnia o i suoi genitori hanno visto arrivare i primi coltivatori di frumento, di farro, quindi di qualche leguminosa, la fava, le nicchie. Il territorio era diviso tra la pianura padana, essendo area di libera circolazione di tutti gli affluenti di destra e di sinistra del Po. Voi sapete che dove un fiume muta alveo ogni 10 anni o ogni 500, dove sussisteva il fiume esistono depositi di sabbia con materiale consistente, quindi il terreno è sopraelevato. Lontano dal fiume, dove l'acqua si è depositata lentamente, lasciando quindi il materiale più consistente, la sabbia, nella prossimità dell'alveo, si depositano le argille, che sono un materiale finissimo che poi ha la tendenza fisica e chimica a compattarsi, quindi il terreno si abbassa. Se ne è parlato anche tra le spiegazioni degli effetti del terremoto, i geologi hanno sottolineato l'importanza di questa struttura della pianura padana. Ma per quello che interessa a noi, la pianura padana quindi era fatta di dossi, cioè di sopraelevazioni di un metro e mezzo, due metri, e di sottoelevazioni di un metro e mezzo, due metri. Nelle sopraelevazioni c'era la foresta di querce, nelle sottoelevazioni c'era la palude. Questo quando arrivano i primi coltivatori nel 5000 avanti Cristo, qualcosa così, cominciano a fare le primissime opere di difesa di piccoli territori, di piccole alzinature, dei piccoli territori che coltivano e quindi intendono sottrarre ai capricci dell'acqua. Ma tutta la storia della pianura padana sarà una immane lotta di migliaia di uomini che nella palude e nell'alluvione, che è il frutto di fiumi inarginati, vede le conseguenze della fame,
perché dove esonda l'acqua non si coltivano cereali, non si coltivano piante alimentari. E dove c'è la palude si può ricavare qualche pesce, qualche uccello acquatico, ma non un'alimentazione sicura e certa. Per cui i 3.000 anni dall'età etrusca ai giorni nostri sono, saltiamo piccoli precedenti e antecedenti, sono una storia di una lotta terribile di generazioni, centinaia di generazioni di uomini per conquistare la sicurezza della terra dall'acqua, per coltivare il grano, per coltivare i cereali. Ci sono i precedenti dell'Egitto, della Siria. Per coltivare con sicurezza i cereali bisogna governare il territorio rigidamente in termini idraulici, perché un territorio di cui non si abbia il possesso idraulico non può produrre il pane con la certezza anno per anno. Quindi questa lunga epopea, che ha la propria fase, nel 500 ha una fase gloriosa, grandi bonifiche, ma l'epilogo vero è dopo il 1850, quando la macchina a vapore consente di azionare l'idrovora meccanicamente. L'idrovorazionata meccanicamente consente solo nella provincia di Ferrara, che era la provincia con le paludi più vaste, tra 1850 e 1870 progetti per 100.000 ettari bonificati. Quindi questa piana, poi successivamente verranno bonificati, la Parmigiana Moglia è successiva, quindi sono altri 70-80.000 ettari di terreni. Questi terreni di palude dove si erano accumulati materiali chimicamente ricchi per millenni, avevano costituito una delle pianure più fertili del continente, anche perché la regimazione delle acque, che da disordinata fonte di distruzione, erano state convertite con un lavoro veramente prodigioso, ingegneristicamente, concettualmente, era stato in strumento di irrigazione, quindi di moltiplicazione delle produzioni. La pianura padana, grazie a questa conversione delle acque da disordinato ariete distruttivi a straordinario mezzo di potenziamento delle coltivazioni attraverso il nostro clima, l'estate calda, con l'acqua, consente produzioni che nessun paese europeo può eguagliare. La pianura padana, come era risultata da 3.000 anni, e con il contributo determinante dell'ultimo secolo, dal tempo dell'idrovora, era una delle pianure più fertili dell'intero continente. E possiamo a proposito ricordare Cattaneo, che ne fa questo elogio, che è veramente il canto di un grande geografo, storico, politico, a un'impresa umana che ha realizzato una delle trasformazioni più prodigiose del territorio del proprio paese che si registrino sull'intero planisfero. Hai citato Cattaneo, ci sono anche altri grandi agronomi in circolazione in questa terra? Sì, la trasformazione dell'Italia, fondamentalmente la Lombardia Piemonte, sono le chiavi, un poco l'Emilia, un poco il Veneto, ma le vere chiavi sono la Lombardia Piemonte. Sicuramente agronomi coevi non abbiamo avuto nel 300, nel 400, agronomi, scrittori italiani in grado di capire l'immensità della rivoluzione che era in corso. Cito una frase del Consiglio di Guerra, del proprio Consiglio di Guerra. Carlo V sostiene che ai ministri generali che le guerre vanno fatte in Italia, perché le pianure italiane mantengono qualsiasi esercito, cioè rubando, questo non lo dice Sua Maestà Cattolicissima, ma rubando si potevano mantenere in Italia tutti gli eserciti che si voleva. Perché questo? Perché la produzione agricola era tale da consentirlo. Ora, sicuramente non ci sono nel 300-400 scrittori di cose
agrarie capaci di capire questo prodigio, e non hanno capito neanche gli storici successivi poi nella sostanza. Nel Cinquecento c'è questo grande scrittore Agostino Gallo, bresciano, che scrive veramente le 20 giornate dell'agricoltura e dei piaceri della vita. È veramente un prodigioso, bellissimo trattato sulle coltivazioni, la ricchezza di questa pianura, meravigliosa pianura irrigua. Successivamente, per citare un'opera di eguale rilievo, bisogna arrivare all'impero asburgico, quando le autorità di Vienna ordinano di ristampare in tutto l'impero, nelle lingue locali, gli elementa agriculture di un professore dell'Università di Buda, Lajos Mitterpacher. Lajos Mitterpacher, che fa un riassunto delle condizioni agronomiche a metà del Settecento, che viene stampato, scritto in latino a Buda, viene ristampato in austriaco, in magiaro e in italiano. All'edizione italiana vengono aggiunte da parte di Lavazzeri, Amoretti, una serie di scrittori lombardi. Lo stesso Cattaneo. Un altro Cattaneo, precedente. Vengono aggiunti dei capitoli che sono straordinari sulle opere irrigue, su come governare l'acqua. Ora, io studiando gli scrittori agronomi del passato sono rimasto impressionato dalla precisione con cui gli arabi erano capaci di immaginare una rete irrigua competente dei canali di derivazione del 3-4 per mille, cioè con una strumentazione, con astrolabi speciali, una strumentazione incredibile. Ma certamente gli agronomi lombardi del Settecento, che avevano strumenti ancora più perfezionati, erano capaci di fare ancora di più, tanto che l'agricoltura irrigua lombarda era veramente un prodigio d'Europa. Cito brevemente. Oggi si dice giustamente che l'irrigazione del mais per scorrimento è un grande spreco, è una perdita d'acqua considerevole, e obiettivamente i dati lo dimostrerebbero, perché un'irrigazione di mais per scorrimento comporta l'uso su 3.000 metri cubi d'acqua a letto, cioè quantità immense. Ma così come era la pianura padana sistemata dagli ingegneri del 600, del 700 soprattutto, quest'acqua che a scorrimento ricopriva un campo con uno spessore cospicuo e quindi poteva apparire uno spreco, non era uno spreco perché veniva assorbita e risorgeva 2 o 3 chilometri più a valle ed era tutto calcolato perfettamente. E veniva usata per un altro campo, si infiltrava nel terreno e risorgeva ancora, per cui lo spreco alla fine era un guadagno immenso, il sistema era di una razionalità assolutamente perfetta, che oggi distrutto alle radici l'impianto di un territorio agrario che dovrebbe avere conservare la propria omogeneità per chilometri e chilometri perché questo meccanismo potesse funzionare. Con strade, autostrade, sottopassaggi, non può funzionare più niente. Adesso sì che diventa irrazionale, però non si sa come sostituirlo, perché gli altri sistemi comportano costi energetici elevati e, dicevo, seppure dal treno non si possa avere la precisione di giudizio dei satelliti americani, ieri venendo avanti ho visto dei campi di mais che facevano veramente paura. Mi ponevano a chiedersi quanto mais dovrà comprare l'Italia per soddisfare il proprio bisogno, ai prezzi che vogliono gli americani adesso, alla fine di questa annata grave. Nel tuo viaggio sei arrivato nel dopoguerra, e a circa 50 anni fa, 60 anni fa. Io avevo qui un appunto di un precedente incontro. Nel 1960, dicevi, chi attraversava la pianura padana vedeva il frumento in un campo su 3. Oggi in molte regioni è scomparso.
dove il rimasto occupa un campo ogni 10 o 20. Nessuno se n'era accorto, o meglio, è il risultato finale della politica dell'Unione Europea che negli ultimi decenni, senza trovare opposizione in Italia, ha disincentivato la produzione agricola. I ministri italiani dell'agricoltura hanno puntato su una politica gastronomica fondata sui grandi vini, le specialità casearie e salumarie, e intanto l'Italia, negli ultimi 20 anni, è arrivata a importare 60 milioni di quintali di frumento tenero da pane. Prima eravamo autosufficienti, ma è stato fatale ricoprire negli stessi anni 1 milione di ettari di strade e di case. Ecco, enfatizzando il titolo, da granaio a parcheggio. Questi 50 anni sono stati un errore dietro l'altro? Ma da un punto di vista di politica del territorio mi pare che l'errore sia clamoroso, e nelle nostre conversazioni precedenti mi pare abbiamo identificato due veri delitti contro le generazioni future. L'Italia era il bel paese, diciamo incontrandoci a Gradara, sottolineare, l'Italia era il bel paese, cioè il paese che tutte le persone colte e abbienti d'Europa dovevano visitare per completare il proprio curriculum di studi, la propria formazione, quindi un pubblico certamente selezionato e pagante, centinaia di giovani destinati a fare parte delle classi dirigenti dei propri paesi, che visitavano il bel paese perché era il bel paese e doveva essere conosciuto dalla persona colta, non solo per le sue rovine, che pure avevano un fascino, ma per la bellezza delle sue campagne. Ora, l'edilizia degli ultimi 50 anni, che è un'edilizia ispirata al principio che ogni italiano sul suo piccolo pezzetto di patria può costruire quello che gli pare e gli piace, che il governo lo consenta o che non lo consenta, se non lo consente tanto dopo sarà la sanatoria, per cui che il consenso sia preventivo o successivo attraverso la sanatoria in fondo non interessa a nessuno. È stata perpetrata la vera distruzione del bel paese, cioè non esiste più un comprensorio agricolo, salvo pochissimi angoli, Chianti, la Garfagnana, sì, si può citare, ma sono francobolli. Una volta tutte le campagne italiane affascinavano per la loro bellezza, i filari di piante, le reti irrigue, i caseggiati, le ville. E del resto io mi sono sempre chiesto perché percorrete l'autostrada del sole da sud a nord, ogni 10 chilometri incontrate agglomerati indistinti di fabbriche, fabbrichetti, tutti hanno potuto costruire sull'autostrada del sole perché erano per far vedere chi erano, il fabbricante di scarpe, quello di ferri da stiro, chi che sia, appunto, persino il contadino ha fatto tutto fare la strada sull'autostrada del sole per far vedere che la sua strada era più moderna di quella degli altri. Se voi percorrete la Germania sulla grande arteria, io sono andato a pescare salmoni in Norvegia, ho fatto 1000 chilometri di Germania, c'è un'autostrada sud-nord, entrate in Austria, uscite a Kiel, che è il confine con la Danimarca. Sono 800 chilometri, mi pare, di Germania. Ebbene, sono 800 chilometri di prati, pascoli e boschi. Cosa vuol dire? Che siete un paese agricolo. La Germania forse è conosciuta come paese rurale. È la più grande potenza industriale d'Europa e una delle prime del mondo. Ma lo spirito, il rispetto, l'amore per il proprio territorio, i cittadini tedeschi ha verosimilmente consentito a una classe politica animata da una certa severità di fare in modo che si potesse attraversare l'intera Germania tra campi, boschi e prati. In Italia lo spirito del cittadino italiano, il quale dicevo su piccolo pezzo di patria, vuole fare quello che ha il diritto innato, scritto
tra le leggi supreme di costruire quello che gli pare, ha comportato che tutte le nostre autostrade si passano attraverso un distinto coacervo di industriale, artigianale, residenziale. E così. All'ultimo degli incontri a cui mi ha invitato Salvatore Zanella facevo questa proposta scandalosa. Eravamo da inghiare. Dico, voi prendete un gommone e una macchina fotografica. Poi da Ancona andate verso Fano, a 2 miglia dalla riva, e fate 150, a 2 miglia dalla riva fate 150 fotogrammi. Poi andate a Crotone e da Crotone andate verso Corigliano. Fate la stessa distanza e fate altri 150 fotogrammi. Poi mescolate i 150 fotogrammi. Se ci sono delle montagne le dovete nascondere, perché c'è qualcuno, la geografia non si studia più a scuola, ma c'è qualcuno che la conosce, quindi se vede la sigla dice questa è la Calabria. Fate vedere solo la costa, e le due coste sono assolutamente identiche. La differenza è che la costa calabra è tutta illegale, quella marchigiana è tutta legale, tutto è stato fatto con le delibere del sindaco, degli assessori, tutto regolarissimo, piani comunali, tutto perfetto. Il risultato è assolutamente identico. Io ricordo, io sono vecchio, quindi ricordo, andavo al mare nelle Marche quando per 10 chilometri gli uliveti vigneti arrivavano al mare. Era forse una delle coste più belle del mondo. Adesso le Marche spendono miliardi per lanciare il messaggio pubblicitario: venite nelle Marche, vi abbiamo conservato la bellezza del panorama. Ma che cosa avete conservato? Ma pensate che il turista inglese, tedesco, non veda la pubblicità del Sudafrica, non veda la pubblicità del Marocco, ed è molto bello. Una volta era più bella, le Marche erano ancora più belle perché non era selvaggio, ma era la cura dell'uomo, l'olivo che arrivava fino alla spiaggia, ma per chilometri e chilometri, l'olivo, il vigneto. E quindi era una cosa ancora più nobile e più raffinata della costa marocchina o del Sudafrica, che è una costa selvaggia. Però rispetto a questo miscuglio di camping, supermarket, villette a schiera, stazioni di rifornimento che avete steso per le Marche, non credo che tocchi 100 km, saranno 85 km. Avete salvo il pezzetto del Conero, il decantato parco naturale del Conero, che saranno 10 km. Tutto il resto è quello che ho detto. Credete che, insomma, in Marocco si chiama un fotografo, fa fotografare la propria costa e non c'è il confronto. Per dirle con le parole di un poeta, vedo qui Andrea Zanzotto, che dice: un bel paesaggio, una volta distrutto, non torna più. E se durante la guerra c'erano i campi di sterminio, adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi. Fatti che apparentemente distanti tra di loro dipendono dalla stessa mentalità. Senti, Antonio, ma come andremo a ricominciare? Gli americani dicono il cemento è l'ultima produzione della terra. Fino a che non la cementificate potete piantarci delle cose male o bene, ma è sempre possibile, anche se coltivate male, di tornare a coltivare bene e di utilizzare quella terra per produrre del cibo. Ora, il punto vero, secondo me, è che un'intera classe politica nostrana non credo di dire una cosa che meravigli nessuno, sottolineando l'ignoranza media della nostra classe politica. La nostra classe politica, suggerita forse, consigliata forse anche da cattivi maestri, cioè giornalisti che hanno girato sì il mondo, ma che non sono andati a guardare, a guardare a fondo, ha maturato nel profondo il convincimento che lo spazio, il territorio agricolo non fosse più necessario, indispensabile per produrre il cibo, perché esistevano paesi
con capacità illimitate di produrre e vendere cibo. Gli americani infatti lo dicevano per i clienti scemi: we are the most reliable producer of the world, siamo il produttore più affidabile del mondo. Sì, perché allora i mercati esplodevano e quindi valeva la pena di dire we are reliable, cioè affidabile. Il nostro cliente di oggi, noi potremmo vendere, noi assicuriamo, venderemo il frumento anche domani. Ma poi è venuto Bush, che ha visto che il rapporto che dicevo, il panchetto dalle quattro gambe zoppicava, e ha detto beh, trasformiamo un terzo di tutto in carburante e le cose cambiano. La sensazione che lo spazio sia necessario, io adesso sul giornale autorevole, non so, uno di giornale autorevole italiano, l'agricoltura pretende di occupare l'80% dello spazio italiano. Non è che pretende, devi fare i conti cosa puoi ricavare da quei, siamo 60 milioni, che dieta pretendono di consumare questi 60 milioni? Se mangiassero una ciotola di riso, basterebbero una ciotola di riso due volte al giorno, basterebbero per i 60 milioni 15 milioni di ettari. Vogliono mangiare latticini, vogliono basare la dieta su, oltre al riso, i latticini. Allora occorre almeno triplicare, 45 milioni. Vogliono mangiare carne tre volte, quattro volte a settimana. Poi quale carne? Bisogna arrivare ai 6, 8, 10 milioni di ettari. Oggi probabilmente importiamo avevamo 6 ettari delle migliori pianure del globo, ce ne sono rimaste presso poco 3, importeremo per 2 o 3, e voglio vedere quest'anno le importazioni di mais dove andranno a finire. E voglio ricordare un'altra cosa su questa presunzione, così, come la chiamiamo? Pseudo-geografica, pseudo-economica, che esistessero dei paesi che avrebbero sempre esportato quantità illimitate di prodotti agricoli. Questo convincimento che prendete i grandi giornali, lo vedrete spesso, andate indietro, negli ultimi 20 anni lo vedrete spesso dai numi del giornalismo, dai ministri dell'agricoltura, tutti gli uomini politici di media, grande e piccola statura, indipendentemente da quali classificare nelle tre diverse categorie. Io ricordo una cosa, che nel 1982 fui invitato dalla Fondazione della Comunità Europea, il frumento che non producevamo noi ce lo vendeva a prezzi assolutamente convenienti la Francia, l'Italia difendeva sistematicamente e con garanzie inoppugnabili, perché la Francia faceva parte di un sistema entro il quale era obbligata a darci il frumento, non è che non potesse non darci, quindi il frumento francese era in qualche modo prenotato dalle nostre acquisizioni. Vent'anni fa, nel 82, una metà del frumento italiano veniva dalla Francia. Io fui invitato a visitare il porto di Rouen, dove, invitato con altri 7-8 giornalisti europei, con spese astronomiche era stato, Rouen è all'interno della Francia, sulla Senna, è all'interno di una trentina o una quarantina di chilometri, quindi consistentemente, era stata dragata la Senna con opere gigantesche, con delle dighe in mani che sapete, alle spalle della Senna le maree sono 8-10 metri. Dighe in mani per sospingere le grandi maree a tenere dragato il fondo del fiume, per poter portare fino a Rouen, 40 km dentro la costa, i grandi barkers, i grandi cargo per il trasporto dei cereali. Praticamente i 180 milioni di quintali di esportazione del frumento francese poteva essere tutta imbarcata a Rouen ed esportata. Un porto che faceva concorrenza ai due grandi colossi del mondo, Rotterdam e Galveston negli Stati Uniti. Galveston è il più grande porto per il momento del mondo.
erano pochi giornalisti europei e ci ospitava su un silo salto con un appartamento, come un grattacielo di 20 piani, dove stavano dentro 2 milioni di quintali di frumento, una cosa astronomica. Che poi in quei silos il frumento deve stare 2 o 3 giorni, cioè è un problema di riciclo, per cui la quantità, 2 milioni di quintali, è una cosa astronomica, perché deve essere riciclato, caricato e ricordato. Io chiesi, guardando il panorama da questa torre straordinaria, chiesi al vice direttore del porto, ma i vostri agricoltori consegnano il frumento alla prima stazione ferroviaria e arriva in Italia in 2 notti, i costi sono i più convenienti del mondo, perché avete affrontato un'avventura di questo genere per vendere il frumento via mare, quando caricato sui treni, senza investimenti di sorta, lo vedete all'Italia, e l'Italia paga convenientemente. La risposta mi guardò sorridente, dice: ma sa, noi guardiamo al futuro. Cosa volevo dire? Un giorno l'Italia non sarà più in grado di comprare questo frumento e noi lo venderemo ai paesi del petrolio. Nella sostanza è questo quello che brutalmente è quello che in qualche modo con gli americani che trasformano i cereali in alcol per la produzione delle automobili, il frumento francese guadagna certamente dei punti. E noi, i nostri ministri, sono stati quelli che hanno fatto il possibile per smantellare quel meccanismo che obbligava i francesi a darci il frumento. Siamo stati proprio noi quelli che hanno dato l'ultimo colpo di piccone all'edificio dell'antica politica agricola comunitaria che obbligava i francesi a darci il frumento. Sono stati proprio i nostri ministri. Quindi è un vanto dell'intelligenza politica italiana.